Trestina e Sansepolcro si affrontano al Bernichi in palio, punti importanti, punti salvezza. Entrambe le formazioni, i bianconeri del Sansepolcro senza il capitano Catacchini, i verdi nell'occasione del Trestina senza il capitano Morvidoni. Il gioco ovviamente ne risentirà. La prima occasione capita al quinto minuto a Damiano del Sansepolcro, che vince un rimpallo, va alla conclusione però sull'esterno della rete. Un momento di stanca che dura oltre 20 minuti. Per vedere l'azione successiva bisogna attendere il 32 esimo quando il Trestina si fa pericoloso con Bellante che entra in aria, evita i difensori, la palla è diretta in porta, ma David è bravo e riesce a deviare occasione. Gol per il Trestina, due minuti dopo ancora il Trestina con il cross di eh, Galozzi e deviazione aerea di Ridolfi che però non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo ancora il Trestina è pericoloso con la conclusione di Enrico: si distende il portiere del Sansepolcro, David e blocca. Al 36 c'è la punizione di Alagia con Ridolfi che di testa in alleggerimento spedisce la palla sulla parte superiore della traversa il rischio più grosso corso dal Trestina. Al 44esimo la punizione di Villanova per il Trestina con il portiere David che non si lascia sorprendere e blocca. Si va al riposo sul pareggio e la ripresa sarà ancora meno eh, ricca di emozioni rispetto al primo tempo al quinto minuto pericoloso il Trestina con Bellante il suo diagonale è deviato in angolo da David anche questa è stata un'azione molto pericolosa per la formazione del Trestina al quindicesimo ci pensa e ci prova Damiano che innesca una pericolosa mischia risolta dalla difesa del Trestina con doppio intervento del portiere della formazione eh, Trestinese, infine al 31esimo ancora il Trestina con una conclusione di Villanova dalla distanza, conclusione centrale che David non ha difficoltà a bloccare. Finisce 0 a 0, da quello che abbiamo capito nella sua già esposizione, il Trestina avrebbe vinto ai punti. Beh, sì, la matematica non è opinione. Eh, ripeto, il nostro portiere Cosimetti non ha mai preso una palla. Un tentativo di autogol messa di Mattia, un colpo di testa buttato sulla traversa, ma su un pallone. no? E mentre Davide, al di là di eh, aver centrato diverse volte lo specchio della porta con Villanova, ma in due occasioni è superato: una su, una su Bellante il primo tempo, una sul secondo tempo, sempre su Bellante. Cioè, gol quasi fatti, cambiava la partita, cioè, obiettivamente. Quindi penso che i punti, il tresti non militava ampiamente la vittoria. Io e i vostri colleghi ho definito il punto della paura. Perché in questo momento, con la situazione di classifica che abbiamo a questo punto del campionato, noi scendiamo un campo con eh, freno a mano tirato, con la paura di sbagliare. e Come sempre succede quando giochi che non hai la testa sgombra, hai paura di sbagliare e sbagli. Quindi, ecco, non è stata una gran partita. Ciononostante, eh, i ragazzi hanno dato l'anima in campo, si è visto, hanno fatto tutto quello che erano in grado di fare, ovviamente l'assenza di Catacchini, di Mortaro. Si sono fatte sentire, però ecco, chi li ha sostituiti, secondo me, ha fatto, ha fatto il proprio dovere. E in questo contesto, comunque sia, noi in qualche occasione per far gol l'abbiamo avuta, perché comunque sia la traversa è stata colpita. E secondo me c'è un, un rigore abbastanza clamoroso su Alagia che l'arbitro non ha visto, quindi eh, qualcosina abbiamo creato. Certo, in, in altri momenti probabilmente questa squadra creerebbe di più.